Buongiorno, sono Mustafa Jena Paidan, sociologo delle religioni e il direttore dell'Istotelere Centro Pro Dialogo, Centro per gli Studi Interreligiosi. Oggi è il primo giorno di Ramadan, il mese sacro per i musulmani, un mese molto importante, si ricorda molto con il digiuno che i musulmani non mangiano, bevono, fumano durante la giornata, anche un mese molto importante, spirituale. Perché il mese in cui i primi versetti coranici sono rivelati secondo la tradizione islamica, quindi anche un mese per la riflessione, per la contemplazione, per i momenti spirituali in cui i musulmani possono riflettere sia sul testo sacro coranico, sia sull'universo in generale. E quindi la quarantena dà una possibilità, opportunità incredibile per i musulmani per avere un ritiro forzato normalmente nella vita quotidiana sociale che non potevano fare, e questa darebbe una grande possibilità, opportunità per trascorrere un mese di Ramadan ricco di riflessione e contemplazione. Quindi normalmente sono chiamati, i musulmani sono chiamati a ritirarsi per gli ultimi 10 giorni di Ramadan. Ma questa quarantena darà una possibilità molto più ampia per i musulmani per fare questo momento di riflessione e contemplazione. Ramadan anche vuol dire solidarietà, un mese per promuovere la solidarietà, l'aiuto sociale, quindi essere vicino ai bisognosi, ai poveri, quindi i musulmani che non possono offrire in questo momento cibi e pasti a casa per vivere un momento di convivialità, condividere momenti di amicizia, momenti di festa durante la rottura del digiuno ogni sera. Quindi adesso cercano di aiutare i bisognosi, quindi fanno delle donazioni per la mensa, fanno donazioni alle famiglie bisognose, sia qui in Italia, in Europa, ma anche in Africa soprattutto. Quindi questo momento molto particolare anche perché durante il Ramadan i musulmani cercano di sempre fare più carità, e questa carità non vuol dire solamente offrire cibo, offrire alimentare, ma anche certamente donazioni come mascherine, donazioni alla protezione civile, donazioni al sistema sanitario, anche e soprattutto alla ricerca per la vaccinazione, per le medicine, sicuramente fanno parte di questi atti della carità che sono molto importanti per i musulmani, perché secondo la tradizione islamica le carità, gli atti caritatevoli sono molto più valutati nel mese di Ramadan.